Vangelo secondo Matteo. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naason. Naason generò Salmon. Salmon generò Boos da Raab. Boos generò Obed da Obed generò Iesse. e Iese generò Davide, il re. Davide generò Salomone da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asa. Asa generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Uzia. Uzia generò Ioatam. Ioatam generò Akaz. Akaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jekonia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jekonia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabel, Zorobabel generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazaro. Eleazaro generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale Nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così da Abramo fino a Davide sono in tutto quattordici generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, quattordici generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, quattordici generazioni. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali, finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Capitolo 2. Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Dei Magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: "Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo". Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Essi gli dissero, In Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta, e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e mandandoli a Betlemme, disse loro Andate e chiedete informazioni precise sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo. E si dunque udito il re partirono e la stella, che avevano vista in oriente, andava davanti a loro finché, giunta al luogo dove era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Poi, Avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta. Fuori d'Egitto, chiamai mio figlio. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di due anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Un grido si è udito in rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata. Perché non sono più. Dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe, in Egitto, e gli disse: Alzati, prendi il bambino e sua madre, e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese d'Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là. E avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e venne ad abitare in una città detta Nazaret, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Capitolo 3 In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea e diceva: Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Esaia, quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni, Aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere! Chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi Abbiamo per padre Abramo. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento. Ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo, Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me. Ma Gesù gli rispose, Sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto capitolo 4 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani. Ma egli rispose: Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse, Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani. Perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose: È altresì scritto: Non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Allora Gesù gli disse: Vattene, Satana, poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo, e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e lasciata a Nazareth venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia, il paese di Zabulon e il paese di Neftali sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre. Ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. Da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello i quali gettavano la rete in mare, perché erano pescatori, e disse loro, Venite dietro a me, e vi farò pescatore di uomini. Ed essi lasciate subito le reti, lo seguirono. Passato oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, i quali, nella barca con Zebedeo, loro padre, rassettavano le reti, e li chiamò. Essi, lasciando subito la barca e il padre loro, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria. Gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle lo seguivano dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Capitolo 5 Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo, Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli, Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati, Beati i mansueti, perché erediteranno la terra, Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati, Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta, Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, Neppure un iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere, chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque sia dira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole raccordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te. Poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca, piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Fu detto: Chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico: Chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, da al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurare affatto, né per il cielo perché è il trono di Dio, né per la terra perché è lo sgabello dei suoi piedi né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il di più viene dal maligno. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico, non contrastare il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgeli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro Celeste. Capitolo 6 Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimettici i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini Neppure il Padre vostro celeste perdonerà le vostre colpe. Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando digiuni ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Non fatevi tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno le tenebre. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Perciò vi dico... Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi? può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita. E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi o gente di poca fede. Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani. Perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Capitolo 7 Non giudicate affinché non siate giudicati. Perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che nell'occhio di tuo fratello? Mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo. O come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale se il figlio gli chiede un pane gli dia una pietra, oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi Sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge ai profeti. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono fa frutti buoni. Ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo cacciato demoni e fatto in nome Tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa. Ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta. E la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. 8. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti dicendo Signore, se vuoi Tu puoi purificarmi. Gesù tesa la mano, lo toccò dicendo: Lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: Guarda di non dirlo a nessuno! Ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo, Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse, Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano, Io vi dico in verità che in nessuno, in Israele, ho trovato una fede così grande. E io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe, nel Regno dei Cieli. Ma i figli del Regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Gesù disse al centurione, Va! e ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito in quella stessa ora. Poi Gesù entrato nella casa di Pietro, vide che la suocera di lui era a letto con la febbre ed egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Poi venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola Scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia, egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie. Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse, Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una così gran burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono, dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: Perché avete paura, o oh, gente di poca fede? Allora, alzatosi, sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono?» Quando Gesù fu giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, gli vennero incontro due indemoniati, usciti dai sepolcri, così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco si misero a gridare: Che c'è fra noi e te, figlio di Dio? Sei venuto qua prima del tempo a tormentarci? Lontano da loro c'era un gran branco di porci al pascolo e i demoni lo pregavano dicendo Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci. Egli disse loro andate. Ed essi usciti se ne andarono nei porci e tutto il branco si gettò a precipizio giù nel mare e perirono nell'acqua. Quelli che li custodivano fuggirono e andati nella città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. Tutta la città uscì incontro a Gesù e come lo videro lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. CAPITOLO 9 Gesù, entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: Figliuolo coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ed ecco, alcuni scribi pensarono dentro di sé. Costui bestemmia. Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse: Perché pensate cose malvagie nei vostri cuori? Infatti, che cos'è più facile dire? I tuoi peccati ti sono perdonati o dire alzati e cammina? Ma affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e vattene a casa. Il paralitico si alzò e se ne andò a casa sua. Visto ciò, la folla fu presa da timore e glorificò Dio che aveva dato tale autorità agli uomini. Poi Gesù, partito di là, passando, vide un uomo chiamato Matteo, che sedeva al banco delle imposte e gli disse «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù era a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dicevano ai suoi discepoli «Perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e con i peccatori?» Ma Gesù, avendoli uditi, disse «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significhi «Voglio misericordia e non sacrificio». Poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Allora, si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero, Perché noi i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro, Possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa... Porta via qualcosa del vecchio vestito e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano e il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Mentre egli diceva loro queste cose, uno dei capi della sinagoga, avvicinatosi, si chinò davanti a lui e gli disse. Mia figlia è morta ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà. Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli ed ecco una donna, malata da un flusso di sangue da dodici anni. Avvicinatasi da dietro, gli toccò il limbo della veste, perché diceva fra sé, se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita. Gesù... Si voltò, la vide e disse. Coraggio, figliuola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i sonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro. Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui, ma... Quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano ed ella si alzò e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce, Abbi pietà di noi, figlio di Davide. Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui. Gesù disse loro: Credete voi che io possa far questo? Essi gli risposero: Sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi dicendo: Vi sia fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto dicendo: Guardate che nessuno lo sappia. Ma quelli, usciti fuori, sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Mentre quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò. E la folla si meravigliava, dicendo: Non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli, La messa è grande ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe che mandi degli operai nella sua Messe. Capitolo 10. Poi, chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. I nomi dei dodici apostoli sono questi. Il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello. Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo Dalfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda Iscariota, quello stesso che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Andando predicate e dite, il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non provvedetevi d'oro, né d'argento, né di rame nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. In qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, Scotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra nel giorno del giudizio sarà trattato con meno rigore di quella città. Ecco io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma è lo spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere la città d'Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che udite dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passeri. Non si vendono per un soldo? Eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro? quanto a voi perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque. Voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a metter pace, ma spada; perché sono venuto a dividere il figlio dal suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera; e i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; e chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. Chi riceve voi riceve me e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio. Capitolo 11 Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi dodici discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro. Andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Mentre essi sì, se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re? Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto, ecco io mando davanti a te il mio messaggero, per preparare la tua via davanti a te. In verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi da udire, Oda. Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni, che non mangia e non beve e dicono, ha ah, un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono, ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Allora egli presi a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti. Perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da molto tempo si sarebbero pentite con Cilicio e Cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o oh Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No. Tu scenderai fino all'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro nel giorno del giudizio: la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo l'ode, O padre. Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce il figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il figlio e colui al quale il figlio voglia rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Capitolo 12 In quel tempo Gesù attraversò di sabato dei campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e si misero a strappare delle spighe e a mangiare. I farisei, veduto ciò, gli dissero, Vedi, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro, Non avete letto quello che fece Davide quando ebbe fame, Egli insieme a coloro che erano con Lui? Come egli entrò nella casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, che non era lecito mangiare né a Lui né a quelli che erano con Lui, ma solamente ai sacerdoti. O non avete letto nella legge che ogni sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e non ne sono colpevoli? Ora io vi dico che c'è qui qualcosa di più grande del Tempio. Se sapeste che cosa significa Voglio misericordia e non sacrificio. Non avreste condannato gli innocenti, perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. Poi se ne andò e giunse nella loro sinagoga, dove c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Allora essi, per poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda. È illecito far guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro, Chi è colui tra di voi che avendo una pecora, se questa cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tiri fuori? Certo un uomo vale molto più di una pecora. È dunque lecito far del bene in giorno di sabato. Allora disse a quell'uomo, Stendi la tua mano. Ed egli la stese, e la mano divenne sana come l'altra. I farisei usciti tennero consiglio contro di lui per farlo morire, ma Gesù saputolo si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro di non divulgarlo affinché si adempisse quanto era stato detto per bocca del profeta Isaia. Ecco il mio servitore che ho scelto, il mio diletto, in cui l'anima mia si è compiaciuta. Io metterò lo spirito mio sopra di lui, ed egli annuncerà la giustizia alle genti. Non contenderà, né griderà, e nessuno udrà la sua voce sulle piazze. Egli non triterà la canna rotta, e non spegnerà il lucignolo fumante, finché non abbia fatto trionfare la giustizia. E nel nome di lui, le genti spereranno. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva e diceva: Non è questo il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: Costui non scaccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Gesù Conoscendo i loro pensieri, disse loro Ogni regno diviso contro se stesso. Va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde Perciò io vi dico ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata A chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta. Gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Allora alcuni scribi e farisei presero a dirgli, Maestro, noi vorremmo vedere fare un segno. Ma egli rispose loro, Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato tranne il segno del profeta Giona poiché come Giona stetti nel ventre del pesce tre giorni e tre notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra tre giorni e tre notti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco qui c'è più che Giona. La regina del Mezzogiorno Comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà perché ella venne dalle estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco qui c'è più che Salomone. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: Ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota. Spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse, Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Ma egli rispose a colui che gli parlava, Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E stendendo la mano verso i suoi discepoli disse, Ecco mia madre e i miei fratelli. Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che è nei cieli, mi fratello, e sorella e madre. Capitolo 13 In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette, e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma, levatosi il sole, fu bruciata, e, non avendo radice, inaredì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, Perché parli loro in parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice. Udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine, è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto, e così l'uno rende il cento, l'altro il sessanta e l'altro il trenta. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo. Il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli, Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque cede la zizzania? Egli disse loro, un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero, vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose, no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della messe dirò ai mietitori, cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano Raccoglietelo nel mio granaio. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo, Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in tre misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle e senza parabole non diceva loro nulla affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta aprirò in parabole la mia bocca proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo allora gesù lasciate le folle tornò a casa e i suoi discepoli li si avvicinarono dicendo spiegaci la parabola delle tiziani nel campo Egli rispose loro. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno. Le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente. I mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, Così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che gettata in mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Allora disse loro, Per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga. Così che stupivano e dicevano, da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro, Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Capitolo 14 In quel tempo, Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori, Costui è Giovanni il Battista. Egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose. Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, perché Giovanni gli diceva non ti è lecito averla. E benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode. Ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintavi da sua madre, disse: Dammi qui, tu, la testa di Giovanni il Battista. Mm. Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono, poi vennero a informare Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca, verso un luogo deserto e in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla. Ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero, Il luogo è deserto. E l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: Non hanno bisogno di andarsene. Date loro voi da mangiare. E sì, gli risposero: Non abbiamo qui altro che cinque pani e due pesci. Egli disse: Portatemeli qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i cinque pani. E i due pesci, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati, dodici ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini oltre alle donne e ai bambini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare e, venuta la sera, se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è un fantasma! E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù... Parlò loro e disse: Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. E gli disse: Vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma, vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare, gridò: Signore, salvami! Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: Uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui e dissero: Veramente tu sei figlio di Dio. Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret. E la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Capitolo quindici Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei Farisei e degli Scribi. E gli dissero, Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono il cibo? Ma egli rispose loro: E voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio, infatti, ha detto: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite, se uno dice a suo padre o a sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse, Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. In vano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Chiamata sé la folla, disse loro: Ascoltate e intendete. Non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: Sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati. Egli rispose loro. Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli. Sono ciechi, guide di ciechi. Ora se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse. Spiegaci la parabola. E Gesù disse. Anche voi siete ancora incapaci di comprendere. Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina. Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo, poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi, venne fuori e si mise a gridare: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano, dicendo: Mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d'Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo, Signore, aiutami. Gesù rispose, Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, dice bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse. Donna, è grande la tua fede. Ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, se ne stava seduto lassù. E gli si avvicinò a una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, i zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele. Gesù, chiamati a sé i Suoi discepoli, disse Io ho pietà di questa folla, perché già da tre giorni sta con me e non ha da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni affinché non vengano meno per strada. I discepoli gli dissero, dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare una così gran folla? Gesù chiese loro, quanti pani avete? Essi risposero, sette e pochi pesciolini. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese i sette pani e i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò. E li diede ai discepoli e i discepoli alla folla, e tutti mangiarono e furono saziati. E dei pezzi avanzati si raccolsero sette panieri pieni. Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini. E Gesù, dopo aver congedato la folla, salì nella barca e andò al paese di Magadanna. Capitolo 16. I farisei e i sadducei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e gli chiesero di mostrar loro un segno dal cielo. Ma egli rispose: Quando si fa sera, voi dite, Bel tempo, perché il cielo rosseggia. E la mattina dite, Oggi tempesta, perché il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete dunque discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli se ne andò. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: Guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. I dissi ragionavano tra di loro e dicevano: Egli parla così perché non abbiamo preso dei pani. Ma Gesù se ne accorse e disse: Gente di poca fede, perché discutete tra di voi del fatto di non aver pane? Non capite ancora? Non vi ricordate dei cinque pani dei cinquemila uomini e quante ceste ne portaste via? né dei sette pani dei quattromila uomini e quanti panieri ne portaste via come mai non capite che non è di pani che io vi parlavo ma guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei allora capirono che non aveva loro detto di guardarsi dal lievito del pane ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei poi Gesù giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo Domandò ai suoi discepoli: Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? E si sì, risposero: Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: E voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra Sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare. Il terzo giorno. Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, voltatosi, disse a Pietro, Vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio. Ma delle cose degli uomini. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte, finché non abbiano visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Capitolo 17 Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti Divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: Signore, è bene che stiamo qui, se vuoi farò qui tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia. Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: Alzatevi, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine. Non parlate a nessuno di questa visione finché il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. I discepoli gli domandarono, perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose, certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui e gli disse, Signore, abbi pietà di mio figlio, perché è lunatico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire. Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio. E quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero, «Perché non l'abbiamo potuto cacciare noi?» Gesù rispose loro, «A causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, passa di qui alla, e passerà. E niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro, Il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: Il vostro maestro non paga le didramme? Egli rispose: Sì. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse, I figli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per me e per te. Capitolo 18 In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo, chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse. In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, Riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai, al mondo, a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali. E gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita munco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico, Egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così, il Padre vostro che è nei cieli, vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, Prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo. E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù a lui. Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di diecimila talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva e che il debito fosse pagato. Perciò il servo gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi che gli doveva cento denari e afferratolo, lo strangolava dicendo, paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo, abbi pazienza con me e ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi, andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse. Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il padre mio celeste, se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Capitolo 19 Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, partì dalla Galilea e se ne andò nei territori della Giudea, che sono oltre il Giordano. Una grande folla lo seguì e là Gesù guarì i loro malati. Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, dicendo è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ed egli rispose loro. Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e che disse, perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con sua moglie e i due saranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Essi sì, gli dissero, perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via? Gesù disse loro, fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli. Ma da principio non era così. Ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie quando, non sia per motivo di fornicazione e ne sposa un'altra, commette adulterio. I discepoli gli dissero, se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. Ma egli rispose loro. Non tutti sono capaci di mettere in pratica questa parola, ma soltanto quelli ai quali è dato. Poiché vi sono degli eunuchi che sono tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi i quali sono stati fatti tali dagli uomini, e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Allora gli furono presentati dei bambini, perché imponesse loro le mani e pregasse. Ma i discepoli li sgridavano. Ma Gesù disse, Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro. E imposte loro le mani, se ne andò via da là. Tale si avvicinò a Gesù e gli disse, Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose, Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti. Quali? gli chiese e Gesù rispose, Questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora a tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui? Tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? Gesù gli disse. Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai Suoi discepoli: Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. I suoi discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: Chi dunque può essere salvato? Gesù fissò lo sguardo su di loro e disse: Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile. Allora Pietro replicando, gli disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque? E Gesù disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sarete seduti su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi a causa del mio nome, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi primi. Capitolo 20 Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi Uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore, chiama i lavoratori e da loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa dicendo Questi ultimi hanno fatto un'ora solo e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli, rispondendo a uno di loro, disse, Amico, non ti faccio alcun torto. Non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così, gli ultimi saranno primi. E i primi ultimi. Poi Gesù, mentre saliva verso Gerusalemme, prese da parte i dodici, e, strada facendo, disse loro: Ecco noi saliamo a Gerusalemme, e il Figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso. E il terzo giorno. Risusciterà allora. La madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: "Che vuoi?" Ella gli disse: "Di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra nel tuo regno." Gesù rispose: "Voi non sapete quello che chiedete. Potete voi bere il calice che io sto per bere?" essi gli dissero: "Sì." Lo possiamo! egli disse loro. Voi certo berrete il mio calice, ma quanto al sedersi alla mia destra o alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamateli a sé, disse. Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Mentre uscivano da Gerico, una folla lo seguì. E due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare, abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la folla li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte, abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Gesù, fermatosi, le chiamò e disse, che volete che io vi faccia? Ed essi, Signore, che i nostri occhi si aprano. Allora Gesù, commosso, toccò i loro occhi e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Capitolo XXI Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, Presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: Andate nella borgata che è di fronte a voi. Troverete un'asina legata e un polidro con essa. Scioglieteli e conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta. Dite alla figlia di Sion: Ecco. Il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello, puledro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato: condussero l'asina e il puledro vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si posi a sedere la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via le folle che precedevano e quelle che seguivano gridavano osanna al figlio di Davide benedetto colui che viene nel nome del Signore osanna nei luoghi altissimi quando Gesù fu entrato in Gerusalemme Tutta la città fu scossa e si diceva: Chi è costui? E le folle dicevano: Questi è Gesù, il profeta che viene da Nazareth e di Galilea. Gesù entrò nel tempio e ne scacciò tutti quelli che vendevano e compravano. Rovesciò le tavole dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombi e disse loro: È scritto: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Allora vennero a lui nel tempio dei ciechi e degli zoppi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedute le meraviglie che aveva fatte e i bambini che gridavano nel tempio, Osanna, il figlio di Davide, ne furono indignati e gli dissero, odi tu quello che dicono costoro? Gesù disse loro, sì, non avete mai letto, dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode? E lasciatili, se ne andò fuori dalla città a Betania, dove passò la notte. La mattina, tornando in città, ebbe fame e vedendo un fico sulla strada, gli si accostò, ma non vi trovò altro che foglie e gli disse, Mai più nasca frutto da te, in eterno. E subito il fico si seccò. I discepoli, veduto ciò, si meravigliarono, dicendo, Come mai il fico è diventato secco in un attimo? Gesù rispose loro, Io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Quando giunse nel Tempio, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accostarono a lui, mentre egli insegnava e gli dissero, con quale autorità fai tu queste cose? E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro, Anch'io vi farò una domanda. Se voi mi risponderete, vi dirò anch'io con quale autorità faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Ed essi ragionavano tra di loro, se diciamo dal cielo, egli ci dirà. Perché dunque non gli credeste? Se diciamo dagli uomini, temiamo la folla perché tutti ritengono Giovanni un profeta. Risposero dunque a Gesù, non lo sappiamo. E anche egli disse loro, e neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli, si avvicinò al primo e gli disse, figliuolo va a lavorare nella vigna oggi. Ed egli rispose, «Vado, Signore!» Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose, «Non ne ho voglia!» Ma poi, pentitosi, vi andò. Quale dei due fece la volontà del padre? «E sì, gli dissero, l'ultimo!» E Gesù a loro? «Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio» poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia, e voi non gli avete creduto, ma i pubblicani e le prostitute gli hanno creduto, e voi che avete visto questo, non vi siete pentiti neppure dopo per credere a lui. Udite un'altra parabola. C'era un padrone di casa, il quale piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi, in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio, dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: Costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? E sì, gli risposero: Li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro, e cercavano di prenderlo, ma ebbero paura della folla che lo riteneva un profeta. Capitolo 22 Gesù ricominciò a parlare loro in parabole dicendo: Il regno dei cieli è simile a un re il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi dicendo: Dite agli invitati: Io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare le loro città. Quindi disse ai suoi servi: Le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. E gli disse, Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori, Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro, ed egli domandò a loro: Di chi è questa effige? Questa iscrizione. Gli risposero di Cesare, e Gesù disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si stupirono e lasciatolo, se ne andarono. In quello stesso giorno vennero a lui dei Saducei, i quali dicono che non vi è resurrezione, e gli domandarono: Maestro, Mosè ha detto se uno muore senza figli, il fratello suo sposi la moglie di lui e dia una discendenza a suo fratello. Vi erano tra di noi sette fratelli, il primo ha mogliatosi, morì e non avendo prole lasciò sua moglie a suo fratello. Lo stesso fece pure il secondo, poi il terzo, fino al settimo. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, dunque, di quale dei sette sarà ella moglie? Poiché tutti l'hanno avuta. Ma Gesù rispose loro: Voi errate perché non conoscete le scritture, né la potenza di Dio. Perché alla risurrezione non si prende né si dà moglie, ma i risorti sono come angeli nei cieli. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è stato detto da Dio: Io sono il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli non è il Dio dei morti, ma dei vivi. E la folla, udite queste cose, stupiva del suo insegnamento. I farisei, udito che gli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono, e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova, «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» Gesù gli disse, «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore» con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Essendo i farisei riuniti, Gesù li interrogò dicendo, Che cosa pensate del Cristo? Di chi è figlio? Essi sì, gli risposero, Di Davide. Ed egli a loro. Come mai dunque Davide, ispirato dallo Spirito, lo chiama Signore dicendo, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia messo i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Se dunque Davide lo chiama Signore, come può essere suo figlio? E nessuno poteva reprecargli parola, e da quel giorno nessuno ardì più interrogarlo. Capitolo 23 Allora Gesù parlò alla folla e ai suoi discepoli dicendo Gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, fate dunque e osservate tutte le cose che vi diranno, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Infatti legano dei fardelli pesanti e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Infatti allargano le loro filatterie e allungano le frange dei mantelli. Amano i primi posti nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe, i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente rabbì. Ma voi non vi fate chiamare rabbì perché uno solo è il vostro Maestro, e voi siete tutti fratelli. Non chiamate nessuno sulla terra vostro Padre, perché uno solo è il Padre vostro, quello che è nei cieli. Non vi fate chiamare guide, perché una sola è la vostra guida, il Cristo, ma il maggiore tra di voi sia vostro servitore. Chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il Regno dei Cieli davanti alla gente, poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto lo rendete figlio della Genna il doppio di voi. Guai a voi, guide cieche, che dite, se uno giura per il Tempio, non importa, ma se giura per l'oro del Tempio resta obbligato. Stolti e ciechi. Che cosa è più grande, l'oro o il Tempio che santifica l'oro? E se uno, voi dite, giura per l'altare, non importa ma se giura per l'offerta che c'è sopra resta obbligato. Ciechi, che cosa è più grande, l'offerta o l'altare che santifica l'offerta? Chi dunque giura per l'altare giura per esso e per tutto quello che c'è sopra, e chi giura per il Tempio giura per esso e per colui che lo abita, e chi giura per il cielo giura per il trono di Dio e per colui che vi siede sopra. Guai a voi scribi e farisei ipocriti. Perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge: il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono piene di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti ed ogni immondizia. Così anche voi, di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia ed iniquità. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti e colmate pure la misura dei vostri padri. Serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il Tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi polcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Capitolo 24 Mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo, Dici quando avverranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente. Gesù rispose loro, Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo, Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardatevi di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome. Allora molti si svieranno si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi ascolta faccia attenzione, allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli aletti, quei giorni saranno abbreviati. Allora se qualcuno vi dice «Il Cristo è qui» oppure «È là», non lo credete. Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi Profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco ve l'ho predetto. Se dunque vi dicono, Eccolo è nel deserto, non v'andate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dovunque sarà il cadavere, Lì si raduneranno le aquile. Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quanto a quel giorno... E a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, Così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: Il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi a mangiare e bere con gli ubriaconi il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta nell'ora che non sa e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti lì sarà il pianto e lo stridor dei denti capitolo 25 Allora, il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate. E si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, uscitegli incontro! Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelli andavano a comprarne arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo Signore, Signore, aprici, ma egli rispose, Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Poiché avverrà come a un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito colui che aveva ricevuto i cinque talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri cinque. Allo stesso modo quello dei due talenti ne guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque talenti, dicendo, Signore, tu mi affidasti i cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati altri cinque. Il suo padrone gli disse, Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei due talenti e disse, Signore, tu mi affidasti due talenti, ecco ne ho guadagnati altri due. Il suo padrone gli disse, Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose Servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci talenti. Poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatolo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti». Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso. E tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il Pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il Re dirà a quelli della sua destra, Venite voi, i benedetti del Padre mio, Ereditate il regno che vi stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato? e t'abbiamo dato da bere quando mai t'abbiamo visto straniero e t'abbiamo accolto o nudo e t'abbiamo vestito quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti e il re risponderà a loro in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me allora dirà anche a quelli della sua sinistra Andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando t'abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non t'abbiamo assistito? Allora risponderà loro, in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Capitolo 26 Quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai Suoi discepoli: Voi sapete che fra due giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Allora i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si riunirono nel palazzo del Summo Sacerdote, che si chiamava Caiafa e deliberarono di prendere Gesù con inganno e di farlo morire. Ma dicevano non durante la festa, perché non accada qualche tumulto nel popolo. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebroso, venne a lui una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno d'olio profumato, di gran valore, e lo versò sul capo di lui che stava a tavola. Veduto ciò, i discepoli si indignarono e dissero, perché tutto questo spreco, quest'olio, si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai poveri? Ma Gesù se ne accorse e disse loro, perché date noia a questa donna? Ha fatto una buona azione verso di me, perché i poveri li avete sempre con voi. Ma me non mi avete sempre. Versando quest'olio sul mio corpo lo ha fatto in vista della mia sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo Vangelo, anche ciò che ella ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Allora uno dei dodici, che si chiamava Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse loro, Che cosa siete disposti a darmi? se io ve lo consegno». Ed essi gli fissarono trenta sicli d'argento. Da quell'ora cercava il momento opportuno per consegnarlo. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero «Dove vuoi che ti prepariamo la cena pasquale?». Egli disse «Andate in città d'altale e ditegli il Maestro dice, Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli. E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici discepoli, mentre mangiavano, disse, In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Ed essi, profondamente rattristati, Cominciarono a dirgli uno dopo l'altro. Sono forse io, signore. Ma egli rispose. Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Certo il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato. E Giuda, il traditore, prese a dire. Sono forse io, maestro. E Gesù a lui. Lo hai detto. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver detto la benedizione, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: Prendete, mangiate. Questo è il mio corpo. Poi, preso un calice, e rese grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: Io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Pietro rispondendogli disse: Quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: In verità ti dico che questa stessa notte. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro a lui, quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli, sedete qui. Finché io sia andato là e abbia pregato. E prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. Allora disse loro: L'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò ai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro, Così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola. Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta. Andò e pregò, dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro, Dormite pure oramai e riposatevi. Ecco l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici. Insieme a lui una gran folla, con spade e bastoni, da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: Quello che bacerò è lui. Prendetelo. E in quell'istante, avvicinatosi a Gesù, gli disse: Ti saluto, maestro. E gli diede un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: Amico, che cosa sei venuto a fare? Allora, avvicinatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ed ecco, uno di quelli che erano con lui, stesa la mano, prese la spada, la sfoderò e colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse, riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di dodici legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? In quel momento Gesù disse alla folla... Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e voi non mi avete preso. Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caiaffa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano, finché giunsero al cortile del sommo sacerdote, ed entrò, mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovarono, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due che dissero, Costui ha detto... Io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: Non risponde nulla? Non senti quello che testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose: Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: Egli ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi risposero: E' reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni. E altri lo schiaffeggiarono dicendo, Oh Cristo profeta, indovina! Chi ti ha percosso? Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò dicendo, anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: Non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là: Anche costui era con Gesù Nazareno. Ed egli negò di nuovo, giurando: Non conosco quell'uomo. Di lì a poco, coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: Certo, anche tu sei di quelli, perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quell'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò delle parole di Gesù che gli aveva dette. Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. E andato fuori. Pianse amaramente. Capitolo 27 Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. E, legatolo, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che lo aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì. E riportò i trenta sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e gli anziani, dicendo: Ho oh peccato, consegnandovi sangue innocente. Ma essi dissero: Che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, buttati i sicli nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Ma i capi dei sacerdoti, presi quei sicli, dissero: Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché sono prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio, perché servisse per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo, fino al giorno d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora si adempì quello che era stato detto dal profeta Geremia, e presero trenta sicli d'argento, il prezzo di colui che era stato venduto, com'era stato valutato dai figli di Israele, e li diedero per il campo del vasaio, come me l'aveva ordinato il Signore. Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo, sei tu il re dei giudei? Gesù gli disse, Tu lo dici. E accusato dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. O gli disse, Non senti quante cose testimoniano contro di te. Ma egli non gli rispose neppure una parola. E il governatore se ne meravigliava molto. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro, Chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo? Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno per causa sua. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro, dicendo: Quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: Che farò dunque di Gesù detto Cristo? Tutti risposero: Si è crocifisso. Ma egli riprese: Che male ha fatto? Ma quelli sempre più gridavano Sia sì, crocifisso! Pilato, vedendo che non otteneva nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della folla dicendo Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensateci voi! E tutto il popolo rispose Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora egli liberò loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. E spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata a una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. E inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo salve re dei giudei e gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo vestirono dei suoi abiti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo mentre uscivano. Trovarono un uomo di Cirene. Chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli diedero da bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando a sorte. E postisi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del capo, gli posero scritto il motivo della condanna: Questo è Gesù, il Re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo: Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci. Salva te stesso, se tu sei il figlio di Dio, e scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce poiché ha detto «Sono figlio di Dio!» E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce «Eli! Eli!» La ma Cioè, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia! Vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe s'aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono e usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero, veramente, costui era figlio di Dio. C'erano là molte donne che guardavano da lontano e se avevano seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo. Tra di loro erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro. L'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo, Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse, Dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicono al popolo è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo. Pilato disse loro, avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Capitolo 28 Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve e per lo spavento che ebbero le guardie tremarono e rimasero come morte ma l'angelo si rivolse alle donne e disse voi non temete perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso egli non è qui perché è risuscitato come aveva detto venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto, e quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia, e corsero ad annunziarlo ai suoi discepoli. Quando ecco, Gesù si fece loro incontro dicendo: Vi saluto. Ed essi, Avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. Allora Gesù disse loro, Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Mentre quelli andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Ed essi, radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, Diedero una forte somma di denaro ai soldati, dicendo, Dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo, e se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e vi solleveremo da ogni preoccupazione. Ed essi, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute e quella di Ceria. È stata divulgata tra i giudei fino al giorno d'oggi. Quanto agli undici discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo, l'adorarono. Alcuni però dubitarono e Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.